Frida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto un duro confronto, paragonabile ad una resa dei conti in piena regola nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 24 maggio. Il cavaliere tarantino e la dama bresciana sono tornati a monopolizzare l'attenzione del pubblico televisivo dopo un'escalation di discussioni ed emozioni, aperte dal rimettersi in gioco di Riccardo con Gloria, da cui ha ricevuto un definitivo 2 di picche. Passando poi al trono classico, l'esterna tra Veronica ed Andrea sulle note del brano di Diodato ha generato il crollo emotivo del cavaliere pugliese, che dopo essere uscito dallo studio, come notato da Maria De Filippi, una volta rientrato, seguito a ruota da Ida, ha ammesso di essersi commosso per aver ascoltato la canzone che ha accompagnato un momento speciale tra i due, ovvero quando ha fatto la proposta di matrimonio alla dama. Qui Mary, presa in contropiede non sapendo come comportarsi, ha chiesto ai due ex se volessero ballare insieme sulle note di Fai rumore. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lasciati da soli a vivere un momento di complicità, hanno fatto credere che potessero concedersi una chance, come confermato da Tini e Gianni Sperti, che li hanno esortati a non rinunciare alla possibilità di vivere il loro amore. Si è registrata una certa apertura da parte della dama, che ha detto al suo ex che non è mai troppo tardi, mentre il cavaliere si è astenuto dal replicare. In seguito è intervenuta Maria De Filippi, che ha chiesto a Riccardo se vuole tornare con Ida, ma ancora una volta c'è stata la non risposta di lui, che ha fatto innervosire la Platano, la quale dopo varie insistenze si è alzata dalla sua postazione e prima di uscire dallo studio si è scagliata contro l'ex. Durante il confronto tra i due dietro le quinte di Uomini e Donne, la dama è tornata all'attacco del cavaliere: rispondi e basta, vai a fare inci asterisco o, mi ha fatto esaurire, sono talmente esaurita, mi ha fatto perdere il controllo. Prima di raggiungerla Riccardo ha espresso il suo parere commentando con Maria De Filippi: mi sembra eccessiva come reazione, esagerato arrabbiarsi così. Nel corso del confronto Riccardo Guarnieri ha cercato di giustificare la sua reazione trattenuta verso la sua ex precisando: l'unica cosa che ho fatto durante il ballo è chiederti scusa perché non voglio metterti in difficoltà, adesso mi stai attaccando perché non ti ho risposto, mi dispiace che ti sto mettendo in difficoltà. Il mio silenzio non significa non c'è una risposta. Ida, esasperata dal comportamento del cavaliere tarantino, ha sbottato: ho accettato le scuse, ti ho detto non è mai troppo tardi, non riesco più a capirti neanche io, gli ho dato quella risposta che aspettava. Per tutta risposta il suo interlocutore ha replicato rivolgendosi a tutti: non sono venuto qui nel cercare di riconquistarla. La storia tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano continua a tenere banco nello studio di Uomini e Donne, per via dell'atteggiamento dei due protagonisti che sembrano essere sempre sul punto di concedersi un'altra occasione.